Nuove proteste per i lavori di sostituzione dei binari ferroviari a Nocera Inferiore arrivano da alcuni residenti di via Napoli, dove alle spalle delle abitazioni scorre la linea ferrata. È ormai qualche anno, scrivono alla nostra redazione, che questi lavori vanno avanti di giorno e di notte, a prescindere dall'inquinamento acustico che generano i mezzi da lavoro e le motrici a diesel. Quello che preoccupa più di tutto è l'inquinamento generato da questi mezzi pesanti ancora alimentati a gasolio che vengono lasciati accesi per ore. Ma c'è anche l'aria irrespirabile dovuta allo spostamento di materiale cementizio che provoca l'innalzamento in tutta la zona di nuvole di polvere che rendono l'aria nauseabonda e rilasciano sulle abitazioni vicine alla ferrovia residui di polvere nera che si deposita sui balconi e su tutto quello che viene lasciato fuori. A Nocera, continua la lettera inviata alla redazione, si parla di blocchi del traffico dovuti all'inquinamento delle auto, ma di una fornace al centro della città che genera inquinamento tutto il giorno dovuto ai continui scarichi dei camion, delle locomotive, dei mezzi da lavoro che restano accesi anche in momenti dove il lavoro sembra essere in pausa, nessuno ne parla.